Buongiorno, scusate, sono stato scacciato in cucina perché giustamente è domenica e non è che posso mettermi dove voglio in casa, ma questa diretta ve la dovevo perché nella notte abbiamo raggiunto il milione di visualizzazioni per il post sull'OMS e ovviamente insomma, il risultato è importante. Vediamo se è tutto a posto, perché questo qui è una delle prime dirette che faccio col telefonino nuovo, quindi devo accertarmi se magari mi mandate due messaggini che dicono che si vede tutto bene, che funziona tutto bene, cose di questo tipo, io sono più soddisfatto. Beh, vabbè, insomma, mettete dei buoni pomeriggio, quindi direi che probabilmente tutto funziona. Audio perfetto, benissimo. Ok, cominciamo. Perché sì, è vero, è importante il discorso del super bonus, il discorso del super bonus, delirio. Poi ne parliamo anche di quello, anche del super bonus. Ma è vero che è importante il discorso sull'OMS, ma intanto è successa una cosa un pochettino più grave. Vale a dire, è emerso qualcosa che più o meno si sospettava, no? Però una cosa è sospettare e una cosa è avere poi alla fine i dati. Vale a dire che c'era uno, ma boh, vediamo un po' se uno o più di uno, un componente della Guardia di Finanza in servizio all'antimafia, che sfruttando la posizione quindi da parte dell'antimafia di poter accedere a qualsiasi cosa, accedeva a qualsiasi cosa. Peccato che invece di accedere ai conti correnti dei mafiosi, accedeva al mio e quello di altre centinaia di politici, personaggi che arrivavano persino a persone che davano fastidio perché magari volevano costruire qualcosa vicino a casa del suo magistrato, giusto per dire, no? Cioè, quello dell'amico della palestra che aveva qualcuno che gli dava fastidio e quindi allora di andare a vedere se per caso c'era qualcosa con cui poterlo ricattare o con cui poter far venire fuori le cose. E la cosa simpatica è che questi dati, che ovviamente erano del tutto, potevano essere assolutamente del tutto normali, perché se c'è la banca dati delle segnalazioni di operazioni sospette, la banca segnala operazione sospetta ogni cosa che non sia il movimentino normale, ma potrebbe, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di operazioni perfettamente lecite. Non so, se io devo restituire a mio padre 10.000 euro che mi ha prestato, magari la banca fa una segnalazione di operazione sospetta perché dice, bah, di solito questo movimenta sempre 500, stavolta 10.000, che sarà mai? Poi ovviamente se la cosa viene valutata come potenzialmente effettivamente sospetta si apre un'indagine. Invece in questo caso cosa succede? Che semplicemente partendo da questa informazione, no, vale a dire dalla segnalazione di informazione sospetta, ecco che il presunto criminale, no? Quindi codesto soggetto della Guardia di Finanza, faceva l'accesso abusivo ai dati, dopodiché vedeva la segnalazione e dopodiché, e qui è la parte carina, chiamava dei suoi amicuzzi al giornale Domani, prima ancora era l'Espresso, no? Per intendersi, giornale di Carlo De Benedetti, tessera numero 1 PD, no? E similari. I quali istantaneamente se ne uscivano fuori con un bel titolo che suonava più o meno così. Operazione, fiume di denaro, così questo tipo, movimenti di denaro. La persona XYZ, Crosetto nello specifico, che è stato diciamo quello che ha dato origine a buona parte del casino, nel mirino dell'antimafia oppure nel mirino dell'antiriciclaggio. Voi ovviamente tenete presente una popolazione imbevuta di grillanza, no? Tale per cui tutti i loro rappresentanti, i nostri rappresentanti sono criminali, no? Mentre invece tutti gli altri sono santi. E
in particolar modo appunto magistrati, no? Cose di questo tipo, che cosa faceva? Legge il giornale e dice, cazzo, hai visto quello lì? Hai visto? Nel mirino dell'antiriciclaggio, cioè immagina che cosa infamante, no? Cioè, che cosa starà facendo mai di illegale, no? questa persona? E sembrava una brava persona, e sembrava fidarsi, no? E cose di questo tipo. E ovviamente tutti di una certa area politica, così poi arrivano e dicono, oh, guarda, avete presente i cartelli, quelli che fa il Movimento 5 Stelle, no? Con su indagato, accertato, visto, così di questo tipo, no? Per dire, sono tutti di lì. E certo sono tutti di lì, perché se c'è il gruppo, una cricca agli ordini del giornale più vicino al Partito Democratico che prende e fa degli accessi illegali costruendo degli scoop su niente, perché non stavamo parlando né di reati né nulla, e dopodiché li sbatte in prima pagina, voi capite bene che le cose diventano un pochettino più semplici, no? Voi immaginate fare la stessa cosa dalla parte opposta, no? E allora a quel punto diventano tutti loro. Ma c'è un motivo per cui normalmente gli accessi alle banche dati e cose di questo tipo devono essere autorizzati, visti, ci deve essere un'indagine sotto e similari, e neanche i servizi segreti possono prendere e intercettare a muzzo, no? Devono chiedere l'autorizzazione alla Procura di Roma, no? se vogliono intercettare qualcuno. Invece no. E chi c'era fra gli spiati? Voilà! Io! Ovviamente non era stato trovato, hanno fatto l'accesso e hanno trovato quello che c'era da trovare, vale a dire nulla, no? Neanche un'operazione sospetta, perché fortunatamente io in tutti questi periodi non ho fatto nulla di sospetto. Ma se per caso avessi comprato un quadro per un qualsiasi motivo, no? O similari. Ecco, io avevo comprato un quadro, la cosa più lecita del mondo, poi non l'ho fatto perché da quando sono in politica manco più quadri compro, ma se mi avessero guardato 15 anni fa, no, magari compravo un quadro e veniva fuori che avevo speso, che ne so, 50.000 euro. Allora, a quel punto c'era la segnalazione, ovviamente era un cazzo perché è un acquisto perfettamente legale. Ma se ci fosse stato, ecco cosa avrebbe fatto il meccanismo della macchina del fango. C'era una segnalazione che diceva che Borghi Claudio aveva fatto un'operazione sospetta, titolo a 9 colonne sui giornali, operazioni sospette, Borghi Claudio nel mirino dell'antiriciclaggio. È normale? Psst. Con uno che cade dal pero, no, ovviamente, perché non c'è mai stato nessun contraddittorio, neanche la possibilità di dire, no, guarda che io veramente questi soldi qua sono per l'acquisto della casa, del quadro o di qualsiasi altra cosa. È normale? È normale che uno finisca con questo titolo nel mirino dell'antiriciclaggio? E chi sono questi allegri giornalisti di cui diciamo il nome? Tizian, Vergine, curiosamente autori che hanno guadagnato su queste balle, no? Facendo un bel libro, il libro nero della Lega, tutto pieno del sembrerebbe, parrebbe, no? E cose di questo tipo, perfetto. Guarda caso, questi stessi erano gli stessi invitati al Metropol. Vi ricordate l'affare del Metropol, Savoini, la Russia, no? E cose di questo tipo. Ecco, casualmente c'erano dei giornalisti invitati a questo incontro al Metropol, dove un signore tale Meranda, e poi è uscito fuori, solo poi è uscito fuori, che era lì con l'intento di incastrare quelli della Lega. Quelli della Lega si siedono al tavolo e dicono, che mi devi dire? Basta sentire le registrazioni, eh? Ah, avrei dei finanziamenti che vi potrei dare. Dall'altra parte silenzio, no? Così. Perché, beh, effettivamente, noi dobbiamo fare, cioè questo continua, le registrazioni, le famose registrazioni del famoso incontro del Metropol, dove c'erano dietro questi soggetti che intanto erano lì a documentare tutto se la trappola fosse scattata, no? Erano tutte guidate da un soggetto, era lui l'unico che diceva le cose, ah, però finanziamo il partito, così questo tipo, gli altri non dicono un cazzo. Quindi era una trappola esattamente come quella che più o meno nello stesso periodo era stata congegnata per affossare Strache
all'epoca leader del partito, diciamo equivalente alla Lega, sempre del gruppo ID in Austria, che erano stati invitati a Ibiza, no? Con una sedicente ereditiera russa che si proponeva di finanziare il partito. Tutto filmato, no? E tutto fatto vedere, questi inceneriti, no? Sparito partito. Ecco, in questo caso invece con Salvini non è funzionata, non ha boccato, non è arrivato lì al tavolo a dire che bello, dai, finanziateci, no? E così di questo tipo, e quindi è finito in nulla. Essendo che è finito in nulla, era tanta la rabbia però di questi soggetti, immaginate, ma immaginate la vita di questi soggetti, di Vergine e Tiziana, al telefono con uno che compiva dei reati. Andando a guardare delle banche dati a cui non doveva avere accesso, e che adesso piangono dicendo, ma la libertà di stampa. La libertà di stampa non è quella di compiere i reati, non è quella di fare dossieraggio, non è quella di andare a prendere delle operazioni che non sono illegali e camuffarle come illegali o come sospette o come chissà che cosa c'è dietro, no? Solo per il gusto di sputtanare la gente, sputtanare gli avversari politici del tuo editore. Fate schifo, fate. Fate schifo. E stessa roba poi allora cercare di incastrare uno, poi non funziona l'incastraggio di Salvini e degli altri della Lega, allora si fanno 100 articoli dicendo al Copasi l'oscura, la torbida trattativa, no? E così questo tipo, poi archiviato, non c'era nulla. Ah, ma è archiviato perché i russi non hanno dato le evidenze, ma cosa, che cazzo di evidenze dovevano dare che non c'era niente? Che cazzo di evidenze dovevano dare? Archiviato? Per nulla. Quello che viene scritto poi sull'archiviazione, dato che non è frutto di contraddittorio, quindi non è data la possibilità a uno che è archiviato di dire, ah ma guardate che era così, così, così. È archiviato, quindi non c'è l'azione penale, quindi non è richiesto che tu ti spieghi. Quindi andare a vedere cosa c'è scritto sull'archiviazione, sono dei simpatici pensieri del procuratore, ma non contano assolutamente nulla dal punto di vista della verità processuale. Perché la verità processuale si ottiene nel contraddittorio e nel processo, e in certi casi purtroppo non basta neanche quello. Quindi noi abbiamo di fronte una allegra macchina di costruzione del fango e di danneggiamento della democrazia. Ovvio, poi tutto deve essere accertato. Arrivano anche al Copasir, vedremo anche al Copasir. Vedremo, vedremo. Ma se le cose stanno così, cioè vale a dire, se c'è un'associazione fra giornalisti, guardia di finanza deviata e cose di questo tipo per spiare i cittadini e costruire dossier sul nulla partendo dalla base dei dati che non costituiscono reato. Beh, direi che le cose non vanno bene per nulla. E scusate, poi ci aggiungo anche la macchina relativa, dato che stiamo parlando di elezioni. Io ho guardato con un certo schifo il profluvio, l'alluvione, l'inondazione di falsi post dove Salvini venivano recuperati, venivano fatti dei falsi post, dei falsi Twitter, dei falsi post dove Salvini insultava i sardi, dove Salvini parlava male dei sardi, no? E cose di questo tipo, tutto falsificato e tutto spammato in giro, guarda cosa sta facendo, questa è democrazia. Ma poi dopo cosa che parliamo della disinformazione russa? E questi qui che cosa sono? Guardate, io, per me la libertà di la lotta alle fake news così è una gran cazzata e similare, ma una cosa è la fake news, cioè vale a dire una notizia che non è vera, una cosa è falsificare le cose. Cioè in quel caso lì, cioè se io falsifico un post di Salvini, no, e lo metto in giro come se fosse vero, allo scopo di discreditarlo di fronte agli occhi degli elettori, questo qui è allegramente un indegno sovvertimento della democrazia. Ed è grave perché la democrazia è importante. Lo so che i poteri che ci sono dietro la odiano la democrazia. Lo so perfettamente che il grande capitale, le élite, così questo tipo odiano il fatto che voi
possiate liberamente eleggere qualcuno che non gli sta simpatico. Lo sappiamo che alla fine il centro di tutto è l'attacco alla democrazia. La grillanza, il grillismo, era tutto parte di un'operazione sofisticatissima messa in giro appunto da queste elite mondiali, tale per cui si deve screditare il vostro rappresentante, quindi quello che voi eleggete, che potete anche rimandare a casa se per caso non fa bene il suo lavoro, e in modo tale da lasciare molto più tranquilli le legioni, no, di persone in altri centri di potere che invece non devono passare a questo fastidio, no, che è la democrazia, cioè il famoso al riparo del processo elettorale, no? Vi ricordate, no? Le parole di Monti. Ecco, quindi questo è l'allegro andazzo con cui inizieremo settimana prossima, giusto perché va bene le garanzie, va bene tutti i poteri dell'antimafia, va bene la separazione totale, anzi l'autogestione della magistratura, ma se capite bene che se lo Stato diventa preda di comportamenti criminali che ne minano alla base la democrazia, qualcosa va fatta. Ecco. Perché direi che forse la cosa più importante da preservare è il vostro voto. E non aggiungiamo altro. Poi procediamo e andiamo sugli altri punti, così almeno facciamo la chiusura del cerchio rispetto a questa bella situazione in cui ci siamo. OMS, 1 milione di visualizzazioni, quindi io sono molto molto contento, evidentemente questi temi interessano. Come avete notato, il ministro non può non sapere. Due interrogazioni ho fatto, una sul piano pandemico nazionale e una proprio sul trattato dell'OMS, ha assicurato che le cose sono sotto osservazione. Devo dire di essere contento al 100%? No, è ovvio che avrei gradito un sano noi, questo trattato pandemico, già abbiamo dato ordine di rifiutarlo. Sarebbe stato meglio così. Accontentiamoci al momento del tutto sotto controllo e faremo secondo le indicazioni politiche. Ecco, secondo le indicazioni politiche, da parte della Lega l'indicazione politica c'è già. Questo trattato va preso e buttato a mare, non va ratificato. Non bisogna fare come col MES che si ratifica così perché bisogna essere gentili e carini col resto del mondo, no? Ai nostri ambasciatori e cose di questo tipo lì all'ONU, no? Poi dopo magari mi guardano male, non mi invitano alla festa. Ecco, no, va fermato prima perché dopo diventa la valanga e bisogna fare una fatica bestia come abbiamo fatto col MES per riuscire a venirne fuori. Tra l'altro sono andato a risentirmi, a riguardarmi tante cose riguardando il MES. Un giorno o l'altro ve ne parlerò. Ma fa capire quanto sarebbe stato più semplice fermarlo a monte e chi si opponeva. Perché non dimentichiamo il peso e la colpa di chi nella scorsa legislatura aveva la maggioranza relativa, perché qui adesso c'è nato un allegro processo di riverginazione da parte del Movimento 5 Stelle che, con tutto il rispetto, la scorsa legislatura, con tutto quello che è successo, dal MES fino al Green Pass, fino agli obblighi vaccinali e cose di questo tipo, tutto è stato fatto con il voto decisivo del Movimento 5 Stelle. Noi potevamo anche dirci contrari, abbiamo provato in tanti casi a essere contrari a questo, questo, quest'altro, e in ogni caso eravamo ininfluenti. Loro avevano la maggioranza relativa, quindi tutto è stato fatto con il loro voto decisivo. Quindi che adesso faccio in Santarellini, oggettivamente anche no. Ecco, insomma, va bene tutto. Quindi per l'OMS e il trattato pandemico ci siamo su, e quanto più quel post, che NB anche questo non ha ancora avuto nessun tipo di smentita, circola e quanto meglio è, perché come sempre tutti devono bisogna creare consenso sulle cose. Vedete come si fa? Non basta andare in Parlamento e oh, digliene quattro. Per quella roba lì bastava gente simpatica come la Cunial, no? Così questo tipo, ma che non serviva assolutamente a nulla.
Dall'altra parte invece le cose vanno mostrate e fatte vedere in modo tale da poterle cambiare, insomma, da poter intervenire, ci vuole il 51%. Quindi OMS, la situazione è questa. Deficit e debito. Perché noi tante volte, scusate, siamo stati lì a diventare matti sullo 0,2. In questo caso, non so se avete visto, ci sono stati dei cambiamenti di 2 punti percentuali, siamo andati oltre il 7% come deficit. Perché? Per il super bonus, no? Questo è sempre per l'eredità. Quindi, diciamo, si certifica che mai nella storia, no, così tanti soldi sono stati dati a così poche persone. Quindi, l'iniquità del super bonus è stata una cosa assolutamente vergognosa. Cioè, che ci siano state alcune persone che abbiano tirato magari milioni personali, tutti a spese, della collettività per rifarsi la casa, magari in centro a Milano o a Roma, è una roba oggettivamente scandalosa e è uno strumento mostruoso che non sta venendo, non riesce a essere fermato, cioè il conto non è ancora completato. Diciamo che ogni tanto saltano fuori 20 miliardi, no, in aggiunta e vanno ad aggiungersi rispetto a quello che è già stato dato. Risultato, il deficit è il 7 qualcosa per cento, che è una cosa oggettivamente pazzesca, specialmente se si tiene presente quanto nel Parlamento non si può fare niente perché dice e dovevamo stare entro il 5% di deficit, no? Quindi le tue richieste per l'ospedale in più, per la strada in più, per il servizio in più, per la tassa in meno o cose di questo tipo non si possono fare perché non sono coperte, non c'è la copertura e cose di questo tipo. E poi con la massima indifferenza arrivano 20 miliardi in più dal super bonus, no? Che incasineranno ovviamente tutti i conti futuri. Ma pur buttando i soldi nel cesso, come è stato fatto col super bonus, il debito è sceso. Ma come mai? Forse perché le cose vanno esattamente come noi abbiamo detto da 10 anni a questa parte e che ancora la gente pensa che sia magia nera? Che vale a dire che se tu sei in recessione, in stagnazione e metti dentro dei soldi in circolazione, in ogni caso fanno bene, migliorano l'economia e fanno abbassare il rapporto debito-PIL. Viceversa, se tu metti tasse aggiuntive come ha fatto Monti e ci abbiamo già provato, c'è un fenomeno in giro per la rete tale Robin Brooks, no? Che è quello che alla fine di tutti i suoi alati ragionamenti dice che bisogna mettere le patrimoniali, no? Bisogna tassare le case, tutti devono mettere un pochettino di soldi e vedete che migliora perché così il debito pubblico scende. Fesso, non scende, abbiamo già provato con Monti, con l'IMU, abbiamo già provato con Monti e la Fornero, cos'è il risultato di mettere le tasse in più a un'economia stagnante? Beh, che i cittadini hanno soldi in meno da spendere e quindi invece di essere una stagnazione diventa una recessione, cala il PIL e aumenta il rapporto debito-PIL e quindi tu ti ritrovi con più debito-PIL rispetto all'arrivo. Viceversa, anche buttando i soldi a muzzo, come è stato fatto con il super bonus, metti in circolo del denaro, il PIL sale di più rispetto a quello che è la proporzione della spesa, perché tu parti da un rapporto che è 140 a 100, ed ecco che il rapporto debito-PIL scende. E quindi oggi lui, sempre lui, è l'ineffabile, il grande Fubini. No? Sul Corriere che dice il deficit, che vergogna, che cosa, Giorgetti non se n'è accorto che c'era il deficit e quindi bisognerà inventare qualcosa per riportare il debito. No, nella traiettoria discendente, Fubini, il debito sta già scendendo, è più basso, siamo più bassi di 13 punti rispetto alla NADEF di Draghi. 13! Perché? Perché c'è stata la spesa non preventivata del superbonus che ha fatto scendere il rapporto debito-PIL. Semplice. Certo che se si spendevano meglio era meglio. Se 120 miliardi facevi il ponte sullo stretto, 10 centrali nucleari e cose di questo tipo, vedevi che era un paese fatto meglio. È indubbio. Però anche
anche così, pure in questa maniera così oscena con cui sono stati spesi questi soldi, il debito PIL è sceso. Quindi, ovviamente queste sparate di 20 miliardi e cose così poi fanno capire che non è una grande idea quella di prendere e vendere chissà che cosa, perché così facendo, perché tanto in ogni caso tu puoi vendere quello che vuoi ed è una frazione rispetto a quello che è stato il costo anche del super bonus, quindi tanto vale che le cose forse si possano iniziare a fare solo se è utile farle, non per far tornare dei conti che non tornano mai, ma guarda caso poi per quanto riguarda il debito, che è la cosa che conta, tornano. Quindi tenete presente. Infine, Ucraina. I miei colleghi al Parlamento europeo hanno votato una risoluzione che guerra fondaia e cose di questo tipo. Sì, sono andato a vedere, è vero. Poi vedo, ci sta seguendo anche Susanna, cose di questo tipo, ci spiegherà, ma io faccio fatica a dargli colpa, perché se l'input che hanno sempre ricevuto è quello che bisogna votare come su questo tema, bisogna votare con Fratelli d'Italia perché c'è un accordo di maggioranza e se cominciano a esserci delle divergenze su questo tema è grave, è ovvio che la prima cosa che hanno fatto è fare così. Mi risulta che c'erano stati anche degli emendamenti in ottica ancora più guerra fondaia e su quelli, per dare un segnale, hanno votato contro. Certo, chi vuol mestare non specifica questi voti contrari, che già in ogni caso sono un segnale importante, e si mette a dire hanno votato tutto assieme. Va bene. Detto questo, secondo me, questo però invece lo sto dicendo io, fra un po' bisognerà cominciare a passare all'astensione, perché bene o male di messaggi ne abbiamo dati, non è possibile continuare a portare avanti delle tattiche che si stanno rivelando sbagliate. Molto semplicemente bisogna arrivare dove è questo senza essere filorussi o così, così, anzi il contrario, bisogna riuscire a capire dove arrivare come punto d'arrivo a questa situazione. Perché se il punto d'arrivo è che in ogni caso, in nome del sacro confine, bisogna andare a uccidere fino all'ultimo ucraino e far arrivare anche, come propone quel genio di Macron, un po' dei nostri figli, andare lì a sparare su quella frontiera, mi spiace, ma almeno, cioè, gli ucraini non posso parlare io per loro. Ma per quello che riguarda l'Italia direi che non c'è nessuna intenzione, secondo me, da parte mia e da parte della stragrande maggioranza degli italiani di andare in guerra contro chi che sia. Ecco. Quindi io direi che sia più che chiaro che prima o poi noi dobbiamo spingere per arrivare a una conclusione. Ma se in ogni caso l'idea di Putin, che era quella di conquistare subito tutta l'Ucraina, è già fallita, perché l'idea era quella, cioè si entrava, si conquistava in una settimana e tanti saluti. Ecco, quello era pericoloso, perché allora a quel punto uno diceva va bene, comincio a conquistare questo, poi il prossimo è quest'altro, no? Il famoso argomento di dire ma se lo lasciamo fare lì, poi dopo il prossimo è quell'altro, il prossimo siamo noi. Già era fallita quell'idea, cioè il fatto che ci sia stata quella terrificante resistenza, no? E così via, che ha ricacciato indietro la prima ondata, ha fatto capire che un qualsiasi tentativo di annessione di paesi confinanti è estremamente sanguinoso. Nessuno ha voglia di perdere decine di migliaia di persone, decine di migliaia di giovani così. Quindi il messaggio era stato dato chiarissimo. A un certo punto, quando la cosa cominciava a evolvere verso lo stallo, si poteva iniziare lì a fare un bel negoziato di pace come quello che continuavamo sempre a dire noi. Si trovava qualche soluzione per i territori occupati e vedete che tutto sarebbe andato meglio. No, invece no, bisogna fare controffensiva, bisogna recuperare cose di questo tipo. Ecco, così una cosa che poteva sembrare una vittoria, più passa il tempo rischia di trasformarsi in una sconfitta. È intelligente andare avanti così? Dal mio punto di vista, no. Per cui, prima o poi, bisognerà far alzare una voce crescente e tener presente che è vero, è verissimo, che Fratelli d'Italia si è presentata chiaramente alle elezioni
dicendo che bisognava dare tutto il sostegno possibile all'Ucraina. Su questa, anche su questa, poi certo c'è tanta gente l'ha votato perché non era quel governo Draghi, ma io non lo sapevo dell'Ucraina, mi spiace, ma non si sono nascosti, cioè lo si sapeva a tutti, l'ha detto in tutte le maniere, cosa erano le intenzioni di Fratelli d'Italia su Ucraina. Bene, perfetto. Però, quindi, questa roba va rispettata, noi siamo all'interno di una coalizione, che gli italiani hanno voluto che ci fosse, con delle sfumature diverse, perché sennò altrimenti saremo lo stesso partito. Ecco, il nostro partito non è mai stato un partito guerrafondaio. Cioè, l'idea di dire prendiamo e andiamo lì con i carri armati, facciamo cose di questo tipo, non viene dalla Lega. Abbiamo cercato di dare tutti i messaggi possibili dicendo che per noi prima o poi qua bisognava arrivare a una pace in qualche maniera. Romeo in particolar modo, perché è la sua specialità, mi verrebbe a dire, ognuno ha il suo compito, l'ha indicato in tutte le maniere, ogni volta alzando un pochettino più la voce, l'ultima volta facendo anche una mozione per cercare di far capire come fosse. Ecco, io credo che questa voce debba essere ancora alzata, perché stiamo facendo il male di tutti a andare a cercare la resistenza all'ultimo uomo che poi prima o poi finiscono. Ecco, non stiamo volendo il bene di un paese, se fossero possibilità di contrattacchi e cose di questo tipo, ma non c'è più, cioè c'è una guerra di difesa e di trincea sanguinosissima. La prima guerra mondiale è stata una vergogna per tutti, ma cosa facciamo? La ripetiamo? Ecco, bisognerebbe cercare di alzare un minimo la voce per arrivare a un processo di pace, che non è che dice ma la condizione deve essere questo o quest'altra cosa irrealizzabile a questo punto della situazione. Bisogna chiuderla lì. E quindi lo dico a Susanna Ceccardi, che anche lei è spiata, attenzione, perché abbiamo avuto il grande onore, sia io che Susanna, per la Toscana, di essere gli unici spiati, no, della regione, beh, pochi ma buoni, però sono convinto che si farà portatrice di, qualora ci saranno in futuro altre discussioni, altre risoluzioni, di valutare la possibilità in certi casi di differenziarsi, ecco, perché siamo fedeli alla coalizione, di certo non però mi sembra molto sbagliato rinunciare a dire la nostra, insomma, no? su certe cose. Per cui sono convinto, quindi mi spiace che ovviamente molti abbiano visto male questo votare insieme con Fratelli d'Italia e Forza Italia questa risoluzione, che oggettivamente aveva dei toni su cui non mi riconosco. Mi dispiace che non sia stata data visione o comunicazione di quanto i nostri colleghi al Parlamento europeo si siano già differenziati, no? E quindi su emendamenti particolarmente cruenti, mettiamola così, abbiano votato in difformità rispetto a Fratelli d'Italia. Ma per il futuro, secondo me, bisognerà arrivare a chiare differenziazioni, perché ve lo dobbiamo, nel senso che ci sono tante persone che vorrebbero piantarla lì con aiuti militari, escalation militari e cose di questo tipo, ed è giusto che abbiano una loro rappresentanza. Questa rappresentanza ovviamente non può essere il Movimento 5 Stelle che è alleato col Partito Democratico, no? Non direi proprio di no. Per cui io credo che questa rappresentanza, seppur al momento minoritaria, deve essere visibile, e quindi io proporrò che sia ancora più visibile rispetto a quanto è stato fatto adesso. Poi ognuno darà la propria valutazione, se la maggioranza sono ancora a favore di questa cosa lo faranno vedere con i voti, io vorrei sinceramente che all'interno del centrodestra fosse abbastanza chiaro
che non sono tutte le posizioni uguali e che non si tratta di essere putiniani o altre idiozie con cui viene scritto o viene catalogato un'idea diversa rispetto a quello che possono essere i risultati di una tragedia come una guerra. Quindi vi ringrazio molto, spero che di avervi fatto un quadro abbastanza preciso di quello con cui noi adesso andiamo ad affrontare la settimana. Per il Copasir è ovvio che oltre a tutte le altre cose che stiamo facendo e che mi impediscono anche di essere in aula, io sono sempre a Copasir, cioè una roba che non immaginavo che sarebbe stata così così assorbente, ma la questione dei dossieraggi e così via è troppo grave perché è un problema per la democrazia. Vi ringrazio, buona domenica, scusate se vi ho disturbato in un momento che normalmente è un momento di riposo con la vostra famiglia, ma quando ci sono cose abbastanza importanti è opportuno dircele. Grazie.